Ecco di che cosa si tratta. Questo è il simbolo, è come un oggetto transizionale, direbbe Winnicott. E appunto sono statuette che hanno, sono portatori di significato, semiopoli. E sono quelle di Freud, costituiscono una raccolta, perché noi sappiamo che prima della metà dell'Ottocento non esistevano i musei. Le raccolte erano di privati, erano conservate dai collezionisti, dalle biblioteche, quindi Freud è anche un po' un collezionista. È un collezionista particolare e sappiamo anche da Paul Valéry che in qualche modo chi colleziona ha un po' l'ambizione di dare un altro ordine al tempo, di mutare l'ordine del tempo. E dice, Benjamin scrive che non è tanto il collezionista a possedere l'oggetto, ma poi è l'oggetto che cattura il collezionista. E lo vediamo anche da un episodio di Freud, quando lui porta a casa o gli viene regalato o porta nei suoi viaggi una statuetta, appena entra nella sua casa la porta a tavola, come fosse un ospite, per una o due volte, e poi la mette nella posizione che lui preferisce nella sua collezione. Perché Freud è anche molto attento all'opera d'arte. Questo aspetto dell'arte è subito colto da Freud nei suoi libri, nei suoi saggi. Ne ricordo solo uno, Il poeta della fantasia, 1907, in cui Freud si chiede: ma è possibile che io raggiunga il segreto dell'artista? Come fa, si chiede, l'artista a conoscere quei segreti dell'animo da poterle rappresentare attraverso la pittura o saperle descrivere attraverso la scrittura, segreti che lui conosce in un attimo, ma non li spiega, mentre noi dobbiamo lavorare per anni per giungere a quello che lui ha descritto. Infatti lui nella sua opera utilizza molto la letteratura, cita molto Goethe, Shakespeare, cita i poeti, cita Platone, Nietzsche, Schopenhauer, perché loro, dice, sono, conoscono i segreti quali noi con fatica raggiungiamo dopo molto lavoro. Però se li interroghiamo non ci sanno rispondere. Ecco, è una conoscenza intuitiva quella dell'artista. Ecco che allora lui, ad esempio, quando va a Roma, molte volte ha salito le ripide scale che da via Cavour giunge alla chiesa dove si trova il museo di Michelangelo. E tante volte si trova di soffermato e ho interrogato quella statua perché mi sembrava possedere un segreto che io non capivo. E torna e ritorna ancora finché scrive nel 1914 breve saggio illuminante, il Museo di Michelangelo, dove interpreta le movenze del volto, le movenze dei capelli di Mosè, le movenze delle mani, come le ciocche dei capelli si annodano intorno alle mani, si sciolgono lungo le vesti, e come è la posizione delle sue gambe. E coglie il segreto di Mosè in questo suo atteggiamento di contenuta ira. È come se lui si stesse alzando, perché alle tavole della legge di fianco, appena ricevute dal Dio sul Sinai, e vede, suo sguardo è lontano, vede che i suoi seguaci stanno già adorando degli idoli. E quindi si sta quasi scagliando contro di essi, però trattiene quest'ira. Ecco, la cifra del Museo di Michelangelo è questa capacità di controllo dell'ira verso gli infedeli. E questo lo troviamo poi nella vita di Freud, 1914, non a caso, perché è proprio tra il 1913-14 l'anno di rottura con Jung. Carl Gustav Jung è stato uno dei suoi allievi preferiti,
colui che avrebbe, secondo l'intenzione di trovare il pregio in mano il movimento psicoanalitico dopo di lui, ma Junger era anche un genio e quindi si distaccò da Freud. E allora lui è quel Mosè iracco che vorrebbe scagliarsi contro Jung, che sta idolatrando un'altra teoria, ma si trattiene e prosegue. Questa è il suo amore per l'arte. Ma qui torniamo all'archeologia. Dopo queste interrogazioni, io nel libro mi chiedo quali sono quelle fondamentali che spingono Freud alla sua passione per l'archeologia. Una passione tale che le scriverà allo scrittore Zweig, in verità ho letto più di archeologia che di psicologia. Quindi vedete come questa passione lo prenda. E scrive in un altro passo, io sono posseduto da un demone, il mio demone è la psicoanalisi, ma un demone altrettanto forte per lui sarà l'archeologia e purtroppo il fumo del sigaro. L'archeologia lo porterà a raccogliere 3.000 pezzi antichi e il sigaro lo porterà nel 1923 alla diagnosi di tumore alla scelta. E con questo, a causa di questo, dopo 31 operazioni dolorosissime, morirà nel 39. Dalla raccolta delle varie motivazioni della sua biografia, dei suoi scritti, ho ritrovato tre ragioni fondamentali che descrivo ampiamente nel libro, e sono il suo rapporto con il padre, Jacob, che gli regala solo a lui e scrive nella Bibbia di famiglia, ecco, questa Bibbia di famiglia che è possesso, tesoro della famiglia di Philipson. Philipson era appunto uno studioso della Bibbia, un rabbino che ha tradotto per la prima volta in tedesco la Bibbia, dandone una versione illuministica. E Freud bambino si trova in casa con 5 volumi, piano piano acquistati dal padre, meravigliosi, di circa 3.800 pagine, con circa 700 illustrazioni bellissime della mitologia, dell'arte, dell'architettura, della storia, degli eroi, e tratti dal British Museum, queste immagini quindi belle, ricche e anche originali. Quindi un bambino che si trova a sognare, a fantasticare intorno a conoscenze, a viaggi, ad eroi, amici, qui poi si identifica. E questo è un grande influsso che avrà nella sua storia, tanto che poi frequenterà il ginnasio, avrà ottimi risultati, e da questo ricaverà anche l'amore per i viaggi. Una seconda motivazione molto forte per questo è stata la quasi contemporaneità con Heinrich Schliemann, scopritore di Troia, tesoro di Priamo, e con tutte le grandi scoperte di quell'epoca. E come abbiamo appena detto, la sua pervenenza parigina e la frequentazione di Charcot, e quindi Louvre, quindi le grandi ricchezze delle museografiche di Parigi. E la terza, ovviamente, il suo interesse per il passato dell'individuo e per la storia di Colombo. Queste io poi a ciascuna dedico dei capitoli, e qui mi soffermo, ho appena citato appunto la Bibbia di Philipson, e mi soffermo solo su questo particolare che adesso la dottoressa De Santis mi leggerà, in relazione anche a Schliemann, perché lui da bambino ricevette dal padre un libro straordinario, La storia universale per ragazzi, e da cui adesso leggiamo un breve episodio. Questa è la sua scrivania. Questo è tratto da Schliemann. Nell'autobiografia, denominata nella prima edizione Ricerche archeologiche 1869 e poi Ilios 1881, racconta che in occasione del Natale del 1829, a
all'età di 7 anni, riceve in dono dal padre un libro stupefacente, La storia universale per ragazzi di Georg Ludwig Jäger. Con sorpresa la fa notare al padre una grossa incongruenza. Trovai nel libro una figura di Troia in fiamme, con le sue mura immense e la porta scea. Enea fuggente col padre Anchise sulle spalle e il piccolo Ascanio per mano. Esclamai pieno di gioia: papà, ti sei sbagliato! Ieri deve aver visto Troia, altrimenti non avrebbe potuto raffigurarla qui. Gli rispose il padre: figlio mio, è soltanto un quadro nato dalla fantasia. Ma quando chiesi se l'antica Troia avesse veramente mura così grosse come apparivano nella figura, rispose di sì. Allora disse: papà, se mura simili sono esistite, non possono essere state distrutte del tutto. Saranno certamente nascoste fra la polvere e i detriti dei secoli. Egli era prima del contrario, ma io restai fermo nella mia idea e alla fine concordavo che un giorno avrei scavato le mura di Troia. Nell'introduzione annota: a Natale del 1832 mi sposi a mio padre, esprimendomi in un latino non troppo corretto, nel racconto dei principali avvenimenti della guerra di Troia, delle gesta di Ulisse e Agamennone. Ero lontana dal pensare che 37 anni dopo sarei stato io a offrire al pubblico un libro sullo stesso tema, dopo aver avuto la fortuna di vedere con i miei occhi il teatro di quella guerra e la patria degli eroi immortalati da Omero, di cui mio padre, fin da quando avevo cominciato a proferire le prime parole, mi aveva raccontato le grandi imprese. Amavo questi racconti, ne rimanevo affascinato, conservo ancora quell'amore per le figure celebri dell'antichità. Ecco, quindi vediamo come questa affascinazione creata dai libri, dalle immagini, dalla fantasia, producono poi un progetto di vita. Freud aveva letto questo episodio della vita di Schliemann e nel 1899 scrive all'amico William Fries, con cui è in continua corrispondenza, un medico di Berlino, gli scrive: ho acquistato la scoperta di Troia di Schliemann e mi ha fatto molto piacere il racconto della sua infanzia. In lui ha trovato la felicità del tesoro di Priamo, e perciò io dico che la felicità consiste nel soddisfacimento di un desiderio.